Troviamo nello stand dei festeggiamenti della Sagra di Sestino 2010, all'interno del quale viene svolta l'undicesima edizione di Saperi e Sapori, una cena tradizionale che valorizza l'enogastronomia locale. Baccalà mantecato che diciamo, è la bandiera forse dei piatti veneti, dei piatti veneziani, e qui siamo nel Veneto. E l'altro è un finto carpaccio. Perché finto carpaccio? Perché nel 1963 più o meno a Venezia c'è stata una mostra del carpaccio e il signor Arrigo Cipriani, una bandiera della nostra enogastronomia, ha avuto l'ispirazione dai rossi, dei colori rossi dei quadri del Carpaccio, di fare della carne cruda. Noi invece non abbiamo fatto una carne cruda, abbiamo fatto una carne portata a cuore a 80 gradi. È una cena che ha molto interesse perché cerca di legare la tradizione enogastronomica alla cultura. In ogni serata, infatti, in ogni edizione presentiamo o un libro o qualche opera di artista locale. Quest'anno tocca a Mara Montagnier, che presenta il libro Solitudini. La cena enogastronomica è un buon motivo per valorizzare le peculiarità sia enogastronomiche che culturali che turistiche del nostro paese. Bollicina, io dico tipica perché è prodotta non con il classico prosecco ma con Chardonnay e Riesling. È una bollicina che rimane in autoclave per 6 mesi ed è caratterizzata da questa bollicina molto vellutata. È un vino che va bene sia come aperitivo che a tutto pasto. Siamo a Sestino, siamo ad un evento, l'evento finale di Vino Sofia. Vino Sofia è una serie di incontri che abbiamo fatto quest'anno presso tutte le città del vino e non solo, anche su Caorle, su Concordia, Sagittaria. Siamo andati a chiedere qual era l'evento più importante per questi comuni e lì siamo andati ad affiancare questi eventi importanti. Erano eventi di diversa valenza, c'erano eventi culturali, musicali, questa sera invece è una serata enogastronomica. Questa è una promozione enogastronomica, ma ha un significato ampio perché è un marketing territoriale. Marketing territoriale vuol dire fare sinergia tra tutti gli operatori. È estremamente importante questo, ma soprattutto la sinergia poi deve affiancarsi ai comuni stessi. Il nostro è un impegno di una diffusione della cultura del vino, ma per noi Strada Vini ha un significato che vuol dire anche divulgazione di un patrimonio culturale, di un patrimonio storico, di un patrimonio naturale di quest'area.